Buongiorno e benvenuti nei Vivai Licciardi. Oggi siamo qui per scoprire una realtà nuova, un'azienda giovane, insieme a me c'è Giuseppe Licciardi. Buongiorno. Che è il titolare di questa realtà. E vedete, su questo tavolo abbiamo selezionato solo una piccola parte delle piantine che Giuseppe sta coltivando, sta sperimentando da alcuni anni. Giuseppe, che piante hai selezionato per noi oggi? Allora, queste sono tutte brassiche. Allora, in questo tavolo c'è la senape rossa, un misto di Mizuna e il cavolo Tazzoi. Avete capito dai nomi bizzarri e poco conosciuti, se non assolutamente sconosciuti per noi, che si tratta di piante che non fanno parte della nostra tradizione. Ma sapete, la storia dell'agricoltura è fatta di scambi commerciali che durano da millenni. Sono piante esotiche, tropicali, che arrivano dall'Asia, e questa è una testimonianza di quello che sta succedendo in diverse aziende agricole un po' ovunque in Italia, dal nord al sud. Noi ne abbiamo scelte tre che cucineremo poi in tre ricette cinesi: i cavoli Tazzoi, il cavolo cinese e i bok choy, i cavoli pechinesi piccolini. Che caratteristiche hanno queste piante? Allora, sono piante molto rustiche, hanno un ciclo di coltivazione che è molto veloce e si adattano bene quasi in tutte le stagioni. Queste piante non sono solo belle da vedere, diverse per colore e forma, ma ciascuna di loro ha anche delle proprietà, tant'è che nella cucina tradizionale cinese hanno ciascuna anche delle indicazioni proprio in termini preventivi o curativi rispetto ad alcuni problemi che possono insorgere. Quindi, ecco, crescono perfettamente anche le nostre latitudini e i nostri climi. Sì, si possono coltivare tutto l'anno, però nel periodo invernale e primaverile rendono molto di più perché è il loro clima. Quindi sono piante che vengono bene con il freddo, un po' come il cavolo nero toscano, più è rigida la stagione, addirittura si ghiacciano le foglie e poi sono anche più morbide, più saporite da gustare. Ascolta, ma tra tutte queste piante quante varietà ne hai in campo, parlando delle esotiche tropicali? Ma in campo ce ne saranno una decina in questo momento coltivate. Durante l'anno arrivi ad averne? In serra, in vivaio invece ne abbiamo quasi 30. Quasi 30. Ecco, tra queste, quali sono quelle che hanno trovato un maggior riscontro, interesse da parte dei, allora, dei tuoi clienti? Quelle che sono più ricercate sono la Mizuna, la senape e il Tazzoi. La Mizuna e altre sono solitamente utilizzate, noi non le mangiamo senza saperlo, perché sono spesso confezionate in queste buste che troviamo nei supermercati, magari con la scritta misto esotico. Ho visto qualcuno che misto asiatico. Ma come mai un'azienda giovane piemontese decide di dedicarsi alle coltivazioni di questi prodotti e non ai nostri tradizionali, alle nostre verdure, al nostro comparto orticolo? Ma io ho scelto queste specie qua perché volevo avere un prodotto diverso da tutti gli altri miei concorrenti, mi affascinava e pian pianino ho cercato di coltivarle capendo come andavano tenute e poi mi sono appassionato e alla fine ho fatto tutta la linea. Ti faccio una domanda, entro un po' nello specifico, ma c'è un business interessante dietro questa attività, cioè c'è un risvolto commerciale rispetto ad altri tipi di produzioni che ne può valer la pena, oppure è proprio solo una passione? È una passione, ma un risvolto commerciale in realtà c'è. Faccio come forniture ai ristoranti e anche dei piccoli produttori. Immagino che tu abbia iniziato prima con le nostre produzioni tradizionali per essere passato poi a queste specie esotiche. Sì, ho iniziato coltivando verdura, poi ho iniziato a creare la parte di vivaio dove facciamo tutti i tipi di piantine da orto e nel frattempo ho iniziato a fare pure questa produzione. In termini percentuali, quanto è cultura tradizionale e quanto innovazione nella tua azienda? È innovazione un po' su tutto, un 50-60% è innovazione, perché anche su quello che sono le piantine da orto abbiamo una vasta referenza. La peculiarità del Vivai Licciardi è anche che queste produzioni, come vedete, sono tutte in terra, non diversamente da quanto accade con i prodotti importati specialmente dall'Olanda o dal nord Europa, che sono tutte produzioni idroponiche che hanno caratteristiche ben diverse. Possiamo parlare in qualche modo anche di sostenibilità, perché sono piante che arrivano da paesi lontani, che uno si può procurare attraverso il mercato etnico, ma in questo caso sono produzioni esotiche a chilometro zero.
veramente è un giardino che poi alla fine è anche aromatico, perché sono, sì, sono verdure, ma sono, ognuna poi ha dei sapori così spiccati che sembrano proprio delle aromatiche. Infatti molti fanno proprio delle insalatine, esatto, con queste robe qua. Esatto. Interessante alternare un po' anche in un'insalata mista i sapori delle nostre lattughe con un'aggiunta, quindi credo che sia uno dei, diciamo, delle applicazioni che potrebbe attecchire più rapidamente, perché è immediato, non le devi trasformare e sai apprezzare subito proprio il gusto diverso che danno a un'insalata. Molto sì, buono. Infatti è la parte più bella, è la parte più artistica di questo lavoro qua. Quindi devi lavorare con i cuochi che sappiano mettere in valore un po' come... Inizialmente è stato difficile, poi adesso ne conosco tanti, è bello, ma a me piace da matti sta roba qua, proprio mi affascina. E quando il lavoro dà questo tipo di gioia e soddisfazione, che cosa chiedere di più? Ed eccoci nei campi del vivaio Licciardi, intanto ci ha raggiunto Silvia Ling del ristorante Zhejiang, con la quale poi cucineremo tre delle piante che sceglierà direttamente qua, cavandole dal terreno. Silvia, che cosa pensavi di proporci oggi? Ma guarda, guardando il campo sceglierei dei bellissimi pak choi, cavolo cinese tradizionale che ho già visto, e poi il tazzoi che è molto molto bello. Perfetto, allora procediamo, scegliti quello che ti piace e la fortuna è di cavarlo direttamente dal terreno. Guarda, qua c'è un bel tazzoi, che ne dici? Ti piace quello? Possiamo toglierlo? Sì, prendiamo questo qua. Chiaviamo quello. Voilà. Eccoli, quindi prendiamo proprio il cuore centrale, la cimetta, una rosetta di tazzoi. Che meraviglia, è enorme, ma quanto pesa un cavolo così? Questo qui sarà intorno al chilo e mezzo circa, più o meno. Bellissimo. Una volta pulito, bello bianco, tenero. Guarda, sì, mentre lo stavo togliendo mi è venuto in mente di fare degli involtini. Adesso andiamo a prendere il cavolo pak choi. I pak choi. Allora, adesso tagliamo questo cavolo cinese. Togliamo sempre le foglie esterne che sono un po' attaccate dalle lumache. Purtroppo fino a pochi anni fa abbiamo sempre avuto grande difficoltà a reperire verdure fresche nostre, coltivate qua logicamente a chilometro zero, senza che siano di importazione, e quindi adesso grazie a tanti contadini anche nostrani, contadini cinesi che coltivano, e poi grazie a realtà giovani come loro riusciamo a reperire verdure fresche nostre coltivate qui, che quindi sicuramente hanno un sapore diverso dalle altre verdure classiche che troviamo qua. Bene, direi che abbiamo fatto scorta, sì. Adesso andiamo direttamente da te a cucinarli. Bene, andiamo, siamo pronti. Eccoci rientrati dall'azienda agricola Licciardi, siamo stati direttamente nel campo per raccogliere queste verdure insieme a Silvia Ling. Siamo nel suo ristorante Zhejiang, un ristorante famosissimo qua a Torino, segue la filosofia di Slow Food, dal campo al ristorante, che è un po' lo slogan della nostra trasmissione, e quindi tra queste verdure fresche di stagione, siamo nel pieno dell'autunno, ne abbiamo scelte tre e faremo altrettante ricette. Con quale cominciamo, Silvia? Ma cominciamo con quello classico, il cavolo cinese. Eccolo qua, il cavolo cinese. Questo. Facciamo degli involtini con questi cavoli. Allora, di queste ci serviamo soltanto delle foglie, quindi le più grandi che trovate, e prenderemo soltanto la parte di sopra, dove non c'è la costa che è dura da girare come involtino. Ok. Allora. Questa è una ricetta, pensate, che si dice originaria della Mongolia, e
le stesse queste piante, brassicacee, pare che siano state proprio introdotte in Occidente con la dominazione mongola. E quindi gli involtini che adesso Silvia ci farà vedere sono un antenato degli involtini che mangiamo anche noi qua in Piemonte, chiamiamo capunette o pescoi. Ok, quindi allora, hai selezionato e preso solo la parte della foglia, diciamo, lasciando giusto. E poi nel frattempo le lasciamo qua, in teoria vanno, poi le sbollentiamo un attimino, però prepariamo il ripieno. Ok. Allora, il ripieno io oggi ho pensato di prepararlo con del pollo e dei funghi shiitake fresche. Quindi tagliamo la carne di pollo così sottilmente, altrimenti se uno ha la tritacarne lo trita. Certo. Noi preferiamo di solito tagliare il tutto. In Cina, pensa che nei mercati a Pechino l'ho visto fare questo lavoro con due mannaie sopra un ceppo di legno. È sembrava vero. Che suonassero la batteria, invece stavano proprio battendo. E la classica battuta, del resto la tartara, ecco, questa tecnica della tartara, lo dice il nome stesso, i tartari erano una delle tante popolazioni di origine mongola che hanno attraversato l'Asia centrale. Allora, non serve che sia così fine fine, perché il pollo comunque sono del parere che si deve sentire. Ok. Poi i funghi. Togliamo il gambo perché è duro il gambo. Questi li conoscete sicuramente, ma li avrete mangiati molto probabilmente essiccati, perché sono un ingrediente fondamentale della cucina cinese. Poi il loro pregio è che non vengono dalla terra, ma vengono coltivati nascono sui tronchi degli alberi. Quindi si nutrono proprio dell'essenza. Sì, e quindi infatti in Cina fanno parte tra i sei funghi che sono curativi della medicina tradizionale cinese. Funghi shiitake freschi. Questi. Mettiamo insieme il pollo che poi andremo a condire, però volevo ancora mettere dentro, ci sta benissimo, il cipollotto fresco. Certo, eccolo qua, anche questo raccolto, qui siamo su un ingrediente che assolutamente conosciamo, però forse la particolarità è che noi italiani usiamo solo la parte bianca, mentre invece in Asia noi, dove non si butta via niente, si usa anche la parte verde, che è molto buona, è buona nelle frittate, è buona nelle zuppe, in tantissime ricette. Quindi parliamo anche di una cucina sostenibile e quindi è importante cercare di ridurre al minimo gli sprechi in cucina, questo non solo per contenere il food cost del piatto, ma anche poi per fare meno sprechi possibili, anche perché poi sono buoni, quindi. E poi la parte verde è comunque coreografica. Assolutamente, anche, aiuta anche a essere dare colore al piatto. Quindi, petto di pollo tritato, funghi shiitake freschi tritati e cipollotto fresco tagliato a questo anelli per sottili. Il ripieno degli involtini di cavolo. Perfetto. Passiamo a sbollentare la verdura nell'acqua. Il bello di questi ingredienti che hanno viaggiato nello spazio e nel tempo modificando poi le ricette originarie, quindi se in origine si faceva con carne di maiale, riso, pepe bianco, vino di riso cinese e pochi altri ingredienti, poi attraversando l'Asia centrale lungo la via della seta arrivando fino a noi gli ingredienti si sono modificati un po' perché tanti ingredienti non c'erano, un po' perché i gusti cambiano e quindi ognuno cerca di avvicinare al proprio palato le ricette, fino ad arrivare appunto alla ricetta dei capunetto o pescoi come si fanno dalle nostre latitudini. Non con questo cavolo, ma con una delle varietà che noi conosciamo. Per fare la marinatura abbiamo messo un pizzico di sale, un pizzichino di zucchero, c'è proprio zucchero, un goccio di vino di riso, e metto un cucchiaino di salsa d'ostrica. Ecco, stiamo parlando di ingredienti che molti di voi magari non conosceranno, ma sono tutti ingredienti che si trovano ormai comunemente nei numerosi negozi di prodotti asiatici orientali delle grandi città. Intanto le foglie si stanno sbollentando. Come si fa a capire che la foglia è al quando punto giusto? Quando la sentite morbida così, ma si può togliere. Quindi la foglia deve essere. E la mettiamo nell'acqua ghiacciata, così fermiamo la cottura. Questo è un passaggio molto importante, perché passare nell'acqua ghiacciata blocca la cottura, mantiene anche i colori. Il colore verde della clorofilla.
Ecco qua. E ora, questo passaggio fondamentale l'abbiamo fatto. Allora, i nostri ingredienti del ripieno hanno marinato. Per quanto tempo più o meno dobbiamo tenerli? Ma basta anche 10 minuti. Anche solo 10 minuti. Solo 10 minuti in modo che la carne prenda tutto il buon sapore degli ingredienti. Certo. Allora, poi scoliamo le verdure e le facciamo asciugare un pochettino su una carta. Le nostre foglie di cavolo. Riempiamo i nostri... Ecco, quindi si prende una cucchiaiata abbondante del ripieno, si pone quindi nella parte estrema della foglia. No, è indifferente. L'unica cosa è riuscirle a girare, non c'è problema. Qua ne ho messi due perché le foglioline erano un po' più piccole. Ah, okay. E quindi le ho messe due. Lasciate soltanto un pochettino di spazio laterale in modo da poter riuscire a ripiegare. Certo. E il ripieno così non esce. Esattamente. Semplicemente così. E poi le poniamo dentro un cestello per cuocere al vapore. Solitamente quanti se ne mangiano? Io ne mangerei 6 per me. Ecco, lì dipende da quanto uno è goloso, chiaro. Appunto. Senti, ma questa... No, normalmente 2. Ecco, 2 una quantità accettabile. Sì. Ma si possono fare anche versioni solo vegetariane di questi involtini? Sì. Mettendo magari del tofu al posto della carne. Tofu della carne, al posto si può mettere anche dei spaghetti di soia. Ecco. Dei funghi, e quindi i pak choi, non c'è nessuna limitazione, germogli di soia, carote, sedano. Benissimo. Allora, questi li posizioniamo dentro un cestello. E adesso si mettono così come i dim sum all'interno del cestello. Così, e li bellissimi. E li cuociamo. Questo va in cottura al vapore, diciamo un 10 minuti, è cotto. E appena saranno cotti, facciamo una salsina da mettere sopra. Ottimo, allora non ci rimane che cuocerli. Cuociamo. Allora abbiamo cucinato i nostri involtini, ora per renderli più appetitosi li accompagniamo con una salsina molto semplice peraltro da fare. Semplicissima da fare. Cosa ci servirà? Allora ci servono solo 2 ingredienti e una salsa, quindi i 2 ingredienti sono il cipollotto e lo zenzero. Ale. Queste 2. Allora lo zenzero lo sbucciamo. Ecco, come si sbuccia lo zenzero? Perché molte persone... si trovano un po' in difficoltà. Potete utilizzare un coltellino oppure anche le sbucciapatate. Uno sbucciapatate, semplicemente. Quindi semplice. Così. Ecco, i polloni quando si trovano, ci si gira intorno oppure si staccano. Si staccano e sono buoni anche quelli. Certo, non si butta via nulla. Non si butta via nulla. E invece le bucce le teniamo per pulirci le mani se abbiamo lavorato il pesce, vero? Vero. Invece di usare il sapone, le detersivi, ci profumiamo le mani. Ma le bucce vanno bene anche a fare le tisana digestiva. Anche, sì, in quel caso abbiamola sempre prima, mi raccomando. Certo. Allora, abbiamo sbucciato la radice di zenzero. Pensate che anche questo si coltiva oramai in Italia. Non so se in Piemonte, sicuramente in Sicilia, nel centro-sud Italia, so che lo fanno. Bello della cucina cinese che non si mangiano queste verdure, in generale questi ortaggi, solo per il sapore che hanno, ma spesso e volentieri per le proprietà che hanno. Pensate che i primi libri di cucina cinese, i primi libri di cucina sono stati scritti proprio dai cinesi, e il cuoco, che aveva il compito di mantenere in salute l'imperatore e il suo clan familiare, doveva proprio pensare a ricette che mantenessero in salute l'organismo, quindi che prevenissero oltre a curare le malattie. E i vegetali sono sicuramente la parte più importante, insieme a tutti questi additivi naturali, aromatizzanti, ma non solo. Non sono solo buoni per il sapore che portano ai cibi, ma anche e soprattutto per le loro proprietà. Allora, voilà, i 2 ingredienti sono pronti per la salsa. Andiamo a preparare la salsa. Cipollotto bianco e verde e poi radice di zenzero tagliata. Allora, scaldiamo bene il wok. A casa, logicamente, non avrete un wok. Usate una padella, qualsiasi padellino, è più che sufficiente. Un goccio d'olio. Olio di semi, ovviamente. Olio di semi. Consigli arachidi, mais, che cosa? Ma allora, noi usiamo l'olio di girasole. Olio di girasole. Semplice fatto per gli allergeni, visto che le arachidi, tantissime persone sono allergiche.
Allora, facciamo, mettiamo cipollotto allo zenzero in modo da far sprigionare tutto il profumo, le fragranze del cipollotto e dello zenzero. Poi su questo mettiamo un goccio d'acqua, diciamo 3 cucchiai d'acqua. Mezzo cucchiaino di salsa d'ostrica, un goccino di salsa di soia, pizzico di sale, un goccino di vino di riso. Abbassiamo un po'. Una volta che abbiamo messo tutti gli ingredienti, basta soltanto farlo addensare un pochettino. Per addensare noi utilizziamo la fecola di patata mollata nell'acqua, che è neutra, è in colore e in sapore. Prendiamo un pochettino, mettiamo dentro. In alternativa la maizena può andare altrettanto bene? Va benissimo anche la maizena. Allora, e la salsa è pronta. Eccoci alla seconda ricetta. Quale verdura possiamo scegliere e quale ricetta ti piacerebbe fare da questo paniere? Da questo, allora, seconda ricetta io farei con i pak choi, semplici, proprio saltati in padella, veloci, indolore ma molto croccanti e buone. Ma a volte ci si chiede, ma come si cucinano queste verdure strane? A volte proprio solo saltarle, come vedremo fare, è sufficiente. Intanto Silvia li ha tagliati per la lunghezza. Sì, molto semplice, taglio così la verdura mantiene tutta la sua croccantezza. Esatto. E mettiamo soltanto uno spicchio d'aglio. Se uno amasse il peperoncino, sì, certo. Che non manca mai. Certo, il peperoncino, sì. Ho visto in Cina tantissime volte, c'è sempre il peperoncino fresco, tagliato a rondelline con i suoi semi, bello vivace, però ecco, per chi non ama i sapori piccanti non è necessario, ma sapete che potete fare. Allora, questo è pronto, essere cotto. Poi dopo vedremo come si cucina subito dopo e con quali salse anche lo si può aromatizzare. E abbiamo finito la preparazione dei nostri bok choy, ora passiamo alla cottura, li saltiamo al wok. Wok è la pentola indispensabile della cucina cinese, si può fare di tutto, saltare, brasare, cuocere a vapore, ma soprattutto le verdure. Bisogna che sia ben caldo. A quanti gradi arriva un wok circa? Ma arriviamo a 200 gradi. 200 sì. Gradi, quindi vedete, tempi di cottura brevissimi, l'olio, l'aglio, facciamo profumare. Si lascia un po' per profumare l'olio, volendo potete anche mettere del peperoncino a rondelle. Allora, pizzico di sale, un goccio di vino, un poco di vino di riso, un pizzichino di zucchero che serve a bilanciare i gusti e un cucchiaino di salsa di ostrica. Goccio d'acqua che lo lasciamo cuocere un attimino in modo che i gambi si ammorbidiscano. Vale. In questo modo i gambi rimangono belli croccanti, le foglie sono già morbide e mantengono la loro lucentezza, il loro colore, ma soprattutto le vitamine e la clorofilla. In Cina ho visto anche a volte legare questo tipo di saltatura con un po' di maizena sciolta nell'acqua. Sì, per addensare la salsa in modo che la salsa rimanga attaccata alla verdura. Adesso lo facciamo. Questa è proprio una caratteristica della cucina cinese, avere questa salsina che lega, che non rimane proprio solo un brodo sul fondo, ma come vedrete si addensa.
e si lega alla verdura. Voilà. Allè, i nostri bok choy sono pronti. Velocissimo. E siamo così arrivati molto velocemente, perché la cucina cinese è una cucina veloce, alla terza ricetta, e questa è veramente, devo dire, tra tutte la verdura che forse conosciamo meno. È anche sì, bellissimo. È vero. Cos'è questo? Questo lo chiamano tazoi, col nome in giapponese. In realtà in cinese si chiama tak tsai. Tak tsai. Che vuol dire verdura aperta. Bellissimo, quindi sembra un fiore, quasi un crisantemo, e vedete, queste sono tutte verdure autunnali che crescono soprattutto nel nord della Cina, dove i climi sono decisamente freddi anche. Quindi allora, tenete presente l'autunno, primavera e l'autunno anche in Cina ovviamente sono le due stagioni più importanti. Qui abbiamo preso il cuore. Allora, in questo momento prendo il cuore perché vorrei farvi una zuppa. Allora facciamo una zuppa. Facciamo abbiamo preso una zuppa. Il cuore centrale di questa varietà di cavoli, allora, di brassicacio. Io taglio soltanto il lato del vicino alle gambe, okay, quindi in modo da farli sottili, che cuociono quindi in contemporanea molto velocemente senza perdere le loro proprietà, ma la parte della punta sopra la tengo intera perché fa coreografia nella certo zuppa. Quindi questo è importante per avere una cottura omogenea, per evitare che il gambo rimanga duro e le foglie stracuociano. Quindi si taglia più sottile la parte più coriacea e si lascia più morbida e intera la parte terminale delle foglie. Ecco qua, queste le lasciamo intere. Ok. Che sapore ha? Assomiglia un po' allo spinacio. E si usa oltre che nelle zuppe, per cosa si saltate può utilizzare? Saltate, si possono usare come tutte le altre verdure miste saltate, poi si possono saltare con i gamberetti, col vitello, col pollo, sono sempre, rimangono sempre buone. Ora ti prepari quindi altri ingredienti? Allora, questo è soltanto il cipollotto che metteremo alla fine della zuppa, perché noi lo mettiamo sempre a crudo, e d'inverno il cipollotto sapete che aiuta per l'influenza, combatte l'influenza. Questo non lo sapevamo. Questo libera il naso, quando uno ce l'ha un po' chiuso, nelle zuppette alla fine. Cioè effetto fix vaporub, sì, insomma. Sì, sì, e quindi fa molto bene. Tra l'altro con Silvia, lo diciamo, poi facciamo vedere anche magari la copertina, abbiamo fatto una serata qui nel suo ristorante di presentazione di questo libro Asian Greens che ho creato, proprio dove racconto 20 di queste verdure. Silvia si è dilettata con un menù incredibile, oltre a raccontarle le verdure ci sono anche poi le ricette. Allora, i gamberetti, essendo una zuppa, non le lasciamo intere, ma le tagliamo un pochettino. Tagliate i tocchetti, ripuliti dal budellino dorsale, sì, qua. Questo è importante, che a volte non tutti lo fanno e poi ci si trova questo residuo terroso che non è esattamente la parte più appetibile del gambero. Allora, ecco, abbiamo tutti gli ingredienti, possiamo andare in cottura. Anche qua ce li mettiamo nella nostra zuppa e vediamo vedere come si prepara. Torniamo alle nostre ricette, ultimo passaggio, la cottura. Mettiamo quindi un goccio di olio. Olio di arachidi o e poi mettiamo di girasole. Acqua. Allora, usiamo i spaghetti di riso, perché i spaghetti di riso in realtà sono già stati cotti al vapore, quindi perfetto, devono essere solo reidratati. Reidratati, ok, allora, perfetto. Quindi acqua calda, spaghetti di riso, un po' d'olio, poi mettiamo le verdure che abbiamo precedentemente tagliato, i tazoi, il cavolo cinese, le foglie le mettiamo per ultimo, è un tempo di cottura più breve, c'è ancora un po', di acqua per allungare questo brodo, gamberetti. Poi
per chi desidera, essendo pesce, salsa di ostriche. Salsa di ostriche. Un goccino di salsa di soia, perché non deve colorare tanto, perché abbiamo del verde, quindi appena, se verde, appena per dargli un po' di pizzico di sale, del vino di riso. Con pochi ingredienti, vedete, si fanno tantissime ricette. Anche in questo vedete caso, che i gamberetti stanno già cambiando colore. Cioè, cottura velocissima anche qua per le verdure. Adesso buttiamo la parte delle foglie, lasciamo da un lato. Okay. Poi è pronta la zuppa. Già fatto. E per ultimo il cipollotto crudo. Ascolta, si può usare anche dell'olio di sesamo? Lo mettiamo. Volendo, oppure quando... olio di semi comune? Sì, olio di sesamo lo mettiamo sopra perché dà quel profumo, il tocco finale. E ora impiattiamo. Una bella ciotola fumante e completiamo con un filo di olio di sesamo, dopo aver disposto per bene gli ingredienti, perché anche l'occhio vuole la sua parte, da un tocco di sapore quasi di nocciola tostata. E siamo partiti dal vivaio Licciardi, dove abbiamo raccolto questo paniere di verdure asiatiche che abbiamo poi portato qua da Silvia Ling e dai suoi fratelli del ristorante Zhejiang, e li abbiamo cucinati sul momento in tre ricette molto semplici: i cavoletti bok choy saltati con la salsa di ostriche, gli involtini di cavolo cinese molto simili ai nostri capunette piemontesi, e per finire poi una zuppa stagione autunnale fatta con i cavoli tazzoni. Ora non ci resta che assaggiarli. Buon appetito!